Ciao, finalmente dopo lungo tempo ho trovato la motivazione per fare un video. Purtroppo non è un argomento su cui avrei voluto parlare, ma oggi mi sono arrabbiato così tanto che non ho resistito e spero possa essere utile. Cerco di essere veloce, cerco di essere chiaro. Non so quanta gente vedrà questo video, probabilmente mia mamma e qualche parente, pace. Magari qualche infogliato sulla pagina delle Iene, perché parliamo delle Iene. Allora, se non avete visto servizio, vi faccio un riassunto, cercatelo, il titolo è Concorso truccato all'università, no, il concorso è un'università, concorso ricchissimo fatto su misura delle Iene, questo se volete cercarlo, ve la faccio breve, anzi vi descrivo come è il servizio ci racconta la storia di questa dottoressa, dottoressa Lawlord, è un'irlandese che è laureata in informatica e c'è questo bando di ricerca con uno stipendio molto alto, 120.000 euro all'anno. Lei è l'unica candidata, vince il concorso e gliene fanno passare sostanzialmente l'idea che lei non è una persona qualificata per questo lavoro, che sostanzialmente è una raccomandata e che per curare la gente malata di cancro mettiamo dei laureati in informatica. E da lì si sviluppa, diciamo, tutto l'argomento. Ora, ci sono almeno tre blocchi di pensiero che voglio seguire su questa cosa, tre discussioni che nascono. La prima è un po' nel merito sulle Iene. Ricalco appunto il post di Fabio Sabatini e la faccio breve. Le Iene vi fanno vedere una parte di questo concorso, si concentrano su alcuni aspetti secondari, tralasciano alcuni aspetti primari e, diciamo, mistificano la cosa. Vi faccio un esempio. Per dimostrare che questo è un concorso su misura, tra i requisiti richiesti per fare domanda figura anche l'avere una certificazione sulla privacy, una laurea. Certificazione sulla privacy vale 20 punti, la laurea vale 5 punti. Una persona che manco dovesse parlare totorina si presenta con il volto oscurato, ma voglio dire, chiunque lavori a Verona penso che sappia chi sia, spiega che lei è laureata in medicina, adesso non ricordo il dettaglio del video, però il messaggio è questo: lei è laureata in medicina, non ha la cosa sulla privacy, lei fa 5 punti, la dottoressa in questione fa 25 e vince la posizione. La cosa più grave è che le Iene non dicono scusa a questa posizione, si sta parlando di gente che fa ricerca di tipo bioinformatica e gestisce una banca dati, si possono fare migliaia di cose su queste cose, si possono oggi usare i computer per fare analisi delle immagini, analisi dei dati, predire la predisposizione di alcune persone ad avere certe malattie. In un qualunque gruppo di ricerca moderno, anche se ci si occupa di medicina, è ridicolo pensare che siano tutti medici, perché la qualifica, diciamo, gli anni di studio per prendere un titolo di medicina è 10 anni, per diventare un informatico di alto livello è 10 anni, diciamo che non è che tutti possono studiare dai 20 ai 40 anni e poi iniziare a lavorare. Quindi sostanzialmente oggi abbiamo dei gruppi con diverse specialità, con diverse persone che hanno diverse competenze e si collabora. In questo caso un centro di ricerca che si occupa di tumore, specialmente al pancreas, ha un sistema rivoluzionario per cui deve usare il computer, hanno sviluppato un database, questa dottoressa ha sviluppato questo database e si decide di assumerla per fare l'amministratrice di un database. Visto che questo database contiene informazioni private, se uno, diciamo, la cartella clinica può contenere cose un po' personali, la legge italiana o comunque la legge europea prevede che la persona che entra in contatto con i tuoi dati la sappiano trattare con serietà, non che magari vanno al bar a farsi due battute su quello lì è stato ricoverato perché si infilava cose in posti. E quindi serve una qualifica, ed è una qualifica normalissima, necessaria. Quindi la prima mistificazione che fanno le Iene è: non vi dicono per cos'è la posizione, vi fanno pensare che per fare il medico. No, non è per fare il medico, per fare il gestore di un database, e serve una persona con competenze adeguate. La seconda, una sfumatura su questa, una declinazione di questo aspetto, vi dicono che servono 20 punti per la privacy, 5 per il titolo di laurea, non vi dicono che la persona in questione sia laureata in informatica, però anche un dottorato di ricerca, che è il titolo massimo che uno può conseguire in oncologia. Quindi no, questa persona ne sa tumori tecnicamente più di un laureato di 6 anni in medicina generale. Teoricamente ne sa più anche di un medico laureato di 10 anni non specializzato in oncologia. Ovviamente nello spezzone che fanno vedere del colloquio non fanno vedere nulla, fanno vedere 2 secondi senza neanche tutta la risposta, e un po' il sospetto che magari la persona abbia risposto corretta può anche venire,
non se le premesse però sono quelle di oscurare tutte queste cose. L'altra cosa un po' più tecnica, un po' più da addetta ai lavori, è che è vero che 25 punti sono privacy più laurea, poi ci sono 40 punti che giudicano il tuo curriculum accademico. Ora, sono tutte cose un po' del settore, però la persona in questione ha un curriculum accademico di tutto rispetto, sinceramente. Pubblicazioni su Nature, pubblicazioni su giornali di primo ordine, tantissime pubblicazioni e, cosa molto più importante, tantissime citazioni. Non vi racconto come funziona, perché diciamo esono un po' da questi racconti, da questo messaggio che voglio lanciare, a nessuno probabilmente, e vado oltre. Se vi interessa se ne può parlare di cos'è la pubblicazione, come funzionano queste metriche, quali sono i modi per farla, diciamo, e diciamo quali sono i numeri per cui ci si può fidare, i numeri per cui non ci si può fidare. Dalla mia, diciamo, esperienza, mi pare che la persona in questione sia estremamente qualificata. Uno dei punti deboli di tutto, diciamo, di questa situazione è che lo stipendio in gioco in realtà è molto alto ed è commensurato alle qualifiche che questa persona, se lo paragoniamo al privato. Però diciamo, bisognerebbe anche qui capire un po' meglio, ma le linee comunque non si occupano di questi dettagli, fanno solo passare il messaggio tantissimi soldi a un incompetente. Quindi niente, questo è un po' a grosse linee i limiti del servizio delle linee. Non dicono tutta la verità, dicono le cose platealmente false, nel senso che dicono che quello è il punteggio, ma in realtà è il punteggio molto più complicato, e diciamo fanno un taglia, copia, incolla. Anche alla fine fanno una domanda facendo una battuta di pessimo gusto, secondo me, sulla legge privacy italiana, non capendo che la certificazione per la privacy non c'entra nulla con la legge italiana in materia di privacy. Però il problema cos'è? Che le Iene è un programma seguito da molte persone, molto popolare, e la gente risponde. Allora, da un lato sono contento che la gente bene o male si interessa. Il video è stato condiviso 2300 volte, 600 commenti. Purtroppo, a parte me, che ho copiato e incollato lo stesso commento a tutti, una persona che si è incazzata giustamente, ha mandato un po' tutti a quel paese, e altre persone che entrano nel merito, diciamo che i commenti sono grosso modo a senso unico, ma non sono tutti uguali. Quindi abbiamo la gente che si deprime, in Italia è tutto magna magna, la gente che dice che funziona così perché questi baroni, eccetera, eccetera, la massoneria, eccetera. Eccetera, eccetera. Una categoria che mi ha colpito viene soprattutto dalle donne, ed è una cosa a cui mi ha colpito, perché quando la sentivo dire su altri argomenti, non è che non ci credessi, però la trovavo un po' stucchevole. Tantissime donne accusano la dottoressa in questione di staccare pompini al suo capo e per questa ragione guadagnare questi soldi. Ora, a parte il fatto che 100.000 euro all'anno, ma neanche se sei l'escort migliore su questa terra te li possono dare in questo modo. Ma a prescindere, diciamo, da come situazione, è abbastanza deprimente che l'ipotesi che questa persona sia è vero che tutte queste persone hanno un bias di fondo dato dal servizio delle Iene, però è abbastanza deprimente che è la prima cosa che specialmente altre donne pensano, che questa qua sia, diciamo, il giocattolino sessuale di un grosso professore. E poi non ci si lamenti, e poi non si dia la colpa agli scienziati se la scienza è sessista, eccetera. Diciamo, c'è un bias nella società molto più forte che è difficile da eradicare. Ok, quali sono gli altri punti di cui voglio entrare? Sono un pelo più tecnici, e diciamo che il messaggio che è più facile che voglio comunicare qua, cioè senza entrare nel tecnico, nel fatto che in Italia si debbano fare tutti questi concorsi, che c'è la chiamata diretta, eccetera, 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 è molto semplice. In Italia, e emerge molto da una delle parole più usate nei commenti, c'è questo mito c'è questo mito di dover essere i più bravi, di dover essere, c'è il mito della meritocrazia. Allora, gli scienziati hanno il pregio e il difetto è di spezzare il cappello in quattro, quindi trovare una posizione concorde su questi argomenti, diciamo, dove non c'è la matematica, dove non c'è l'analisi, è molto difficile. Mi sento di dire che la stragrande maggioranza dei ricercatori, quantomeno chi vive fuori dall'Italia, la pensa grosso modo come me, e almeno questo, anche qua, la scienziata vi direbbe, bisognerebbe fare un esame, una statistica, intervistare, eccetera, però, diciamo, a pelle, secondo me, ma poi non è che è importante, secondo me il messaggio
più corretto è il seguente: la meritocrazia, o questo mito della meritocrazia, è una grandissima truffa. E perché è una truffa? Perché la meritocrazia non esiste. Perché noi, molta gente ha un po' questo mito: se voi siete Usain Bolt, siete l'uomo più veloce sulla faccia della terra. La medaglia d'oro, diciamo il record del mondo, è meritocratico. Sì, grosso modo è meritocratico. Uno potrebbe essere l'uomo più veloce sul mondo e essere infortunato, potrebbe stare in una leggenda della gara, però diciamo che l'uomo più veloce sulla terra sappiamo chi è. Questa cosa non vale, o comunque non è estendibile, se vogliamo parlare di chi è il ricercatore più bravo o chi è la persona più alta a fare un lavoro. Se è vero che esistono delle persone fuori scala, dei geni che hanno fatto la storia della scienza, molto più prosaicamente ci sono migliaia di ricercatori ed è ridicolo pensare che tutti questi siano i più bravi in quel settore. O è ancora più ridicolo pensare che noi possiamo definire chi sia il più bravo. Quindi in Italia questa idea che dobbiamo avere la persona più brava a tutti i costi ha portato alla definizione dei famosi concorsi pubblici, per cui noi diamo un punteggio che deve essere il più terzo o più oggettivo possibile per decidere chi è il più bravo e chi è il più meritevole. Questa cosa, è specie per la ricerca, è folle. È una cosa che infatti in quasi tutto il mondo non esiste, o se esiste, esiste per casi molto specifici, ad esempio dover avere l'abilitazione a insegnare, dove diciamo i numeri sono più alti, bisogna fare una certa scrematura. Il contrappasso di questi modelli dove non c'è un concorso è che ovviamente la cosa difficile è entrare nel mondo dell'accademia, perché nel momento in cui tu c'è un concorso per entrare sai com'è, devi vincere il concorso. Però vi faccio degli esempi un po' più pratici. Fare ricercatore non vuol dire solo essere non so, la gente spesso pensa che sei un mezzo genio o che fa delle cose astrutte. Tre quarti del lavoro è lavoro manuale o lavoro semplice, è un lavoro di interazione con gli studenti di dottorato, è un lavoro di scrittura, un lavoro di lettura, un lavoro di analisi. Non è un lavoro per cui serva essere dei geni. A mio avviso non serve neanche avere un'intelligenza particolarmente sviluppata. Saper leggere e scrivere, aver studiato il giusto, può permettere di fare la ricerca, più una buona dose di passione. So già che moltissima gente si arrabbierà tantissimo tra i miei colleghi, però secondo me spanne così. Quindi noi possiamo anche fare un concorso, però non è detto che poi la persona che fa il punteggio più alto sia necessariamente la persona migliore per coprire quel posto. Ad esempio, supponiamo di avere un concorso, di avere due candidati, e il concorso lo facciamo proprio semplice. C'è un punteggio, uno prende 100, uno prende 80. E uno dice, questa persona che ha preso 100 è più brava di quella che ha preso 80, fa più punti. Al netto di un esame che fai una volta, al netto di magari l'altro è sfortunato, diciamo che è una cosa che può avere senso. Dopodiché però, se questa persona ne prende 100, poi è asociale, non sa lavorare in gruppo, ha degli altri interessi, o è disonesta, o ha una serie di problemi, e tu ti trovi col problema che ha assunto questa persona e devi tenerla, e diciamo che è assunto, ha vinto il concorso, è il suo diritto tenerla, è il dovere della persona che ha appaltato la posizione è tenerla lì. E può anche avere senso se la persona prende 100, il secondo miglior candidato prende 80, 60, 50, ma se noi abbiamo una persona che prende 100 e una persona che prende 99, capite che diventa molto più difficile dire che quel punteggio lì pesa di più. Diventa ancora peggiore se voi avete, come nel caso della dottoressa inglese, una persona che lavora 10 anni, a livelli altissimi, sviluppa una cosa lei, sua, vince verosimilmente, da quanto si è capito, i fondi vengono da un fondo di ricerca che ha vinto lei, con il suo capo, e questa persona qui deve fare un concorso per poterlo vincere. E magari c'è una persona che fa un punto più di lei al concorso, ma capite che il paragone non regge, non potete prendere una persona che fa un lavoro, toglierla e metterne una ex novo che non c'entra nulla, che non ha mai lavorato, che magari è bravissima, ma magari ha altre esperienze. E comunque non è una persona che ha sviluppato. Purtroppo la legge italiana ha deciso che è così, c'è un concorso e il controllo è fatto a monte. Cioè prima la persona che lavora, la persona che accede, è la persona che fa un punteggio più alto a un concorso pubblico. E la narrazione che si fa è quella della meritocrazia: se lo merita di più, quindi ottiene lei. Questa cosa è sbagliata, questa cosa va eradicata,
quello che a noi ci manca in Italia, tutti quelli che dicono l'Italia è un paese, no, l'Italia è un paese che per molti aspetti funziona come tutti gli altri, non ci sono strutture peggiori di altri paesi, vale, io nella mia esperienza lavoro in questo momento per l'Unione Europea in Repubblica Ceca, Praga, ho lavorato all'Università di Cambridge, ho lavorato all'Università di Bath, in Inghilterra, ho lavorato in progetti europei con tante università in tutto il mondo, io le strutture le ho viste ovunque. Quello che noto che è veramente diverso in Italia è questa ossessione nostra di dover categorizzare le persone, dare un punteggio e scegliere la persona che a tutti i costi è la migliore senza poi controllare dopo. Perché quello che sarebbe opportuno non è fare un controllo a monte, è dire a un direttore di ricerca, tu assumi chi vuoi. Puoi assumere la tua amante, puoi assumere un genio, puoi assumere una persona simpatica, puoi assumere chi vuoi. Tra un anno, tra due anni, tra cinque anni, noi torniamo e vediamo cosa hai fatto. Se tu, mega professore, hai assunto la tua amante e non avete combinato nulla, io prendo te, la tua amante, gli do una letterina di licenziamento, vi dico quella è la porta e chi si è visto si è visto. Invece no, in Italia funziona che visto che non c'è nessun controllo, un direttore di ricerca che vuole assumere l'amante, assume l'amante e non succede nulla. Perché se riescono a pilotare il concorso, una volta che uno vince il concorso, non c'è più nessun controllo. Sì, certo, la carriera se ne risentirà, la nomina ne risentirà, però magari per qualche anno questi qua rubano un bel po' di soldini e magari non gli frega niente della ricerca. Anticipando i commenti, è vero che nel mondo anglosassone, praticamente in quello anglosassone, la carriera non si fa diciamo sul merito, ma dipende molto dalla fortuna, dal social network che uno crea e dalle scelte individuali che uno fa. Quindi una persona può essere molto brava, molto dotata, ma avere problemi nel crearsi un suo network e quindi effettivamente fa carriera andare via. Come al solito la virtù sta nel mezzo, ci sono tante storie. Diciamo che all'estero è un po' più facile se sei altamente qualificati trovare il lavoro e diciamo alla lunga il sistema è un po' meglio che in Italia, ci sono anche molti più soldi. Quindi questo è sostanzialmente il messaggio. Perché vedo appunto che la gente ha voglia di questo, ha voglia che ci sia gente competente. Purtroppo, invece che pensare che la gente competente si valuta vedendo quello che ha fatto, quello che vuole fare, quello che farà nel tempo, andando a leggere nel dettaglio, preferisce che ci sia un ente terzo statale che non c'entra spesso nulla e quindi è così. Quindi certi professori sono obbligati a fare questi concorsi folli, per cui se tu vuoi assumere qualcuno devi vincere un concorso a tutti i costi, anche se i soldi li ha vinti la persona in questione, ed è così prendere o lasciare. E io capisco la ragione, però io mi chiedo quanti delle persone non alla ricerca che hanno un lavoro accetterebbero un mondo che è quello della ricerca attuale, se non si è di ruolo, in cui io faccio il postdoc, quindi il ricercatore a tempo determinato da circa due anni, ho un dottorato di ricerca, ho le mie pubblicazioni, io ho un contratto che dura circa un anno e qua tra un anno dovrò trovarmi un altro posto di lavoro, dovrò convincere qualcuno, così via, finché non convinco l'università a pagare la mia vita, cosa che non so se succederà mai. Però in Italia c'è questa cosa dei concorsi, quindi succede spesso che se tu lavori per 20 anni e i fondi finiscono, comunque se vuoi restare nella struttura, perché magari hai 40 anni e hai una famiglia, devi vincere il concorso, però il concorso non sei tu da solo sempre, a volte arriva la persona esterna, arriva il ragazzino più giovane che ne sa più di te perché si è aggiornato e vince lui. Quando succedono queste cose le Iene sono in prima linea a dire che scandalo, la gente aveva tanti anni e viene licenziata. Quando le cose vengono fatte bene, cioè una persona che ha speso 10 anni ai massimi livelli e facendo nulla di illegale, cioè seguendo la legge, si riesce ad assumerla, si riesce a pagarla il giusto, anche se in questo caso ci sono diciamo dei chiaroscuri che andrebbero visti meglio, fanno comunque scandalo, perché quello che interessa la gente è indignarsi, far emergere dell'osco anche quando in questo caso a mio avviso non ce n'è, ed è un danno per la scienza, perché noi perdiamo credibilità, è un danno per lo Stato, perché a loro non interessa cambiare le leggi, non interessa modificare, perché come vedete qualunque legge c'è la gente non comprende, non vuole comprendere. Ed è un danno per le persone singole. Supponiamo che un domani questa ricercatrice irlandese torni in Irlanda, voglia fare carriera politica, qualcuno trova questo servizio, lo traduce in inglese con magari sottotitoli messi a caso, come ha fatto di recente il partito del Movimento 5 Stelle, dove sapendo gli italiani non sanno l'inglese possono tradurre male, e potresti rovinare la carriera di questa persona.
che poi per carità è una persona molto più fortunata degli altri, e questo è un altro degli aspetti che ritorna. La gente che fa ricerca spesso ha una situazione socio-economica più agevolata degli altri, quindi c'è anche questo backlash, diciamo, di odio popolare contro le classi fortunate. E nulla, questi sono sostanzialmente i miei pensieri, come al solito le Iene portano male, e vi faccio un riassunto di un video di un minuto che pubblico dopo questo, così se non avete voglia di sentire il sottoscritto che parla per 20, vi beccate la versione corta.